La più votata di Lanciano, finalmente una donna, questo lo possiamo dire, 801 voti, Tonia Paolucci. Una grande soddisfazione. Sì, onestamente una grande emozione, una grande soddisfazione. È stato visto ed è stato riconosciuto un po' il lavoro fatto in questi 5 anni. Questa cosa ci riempie perché è un lavoro fatto da un intero gruppo di grande orgoglio e ci dà anche la grande responsabilità per il futuro. E quindi responsabilità che con onore ci assumiamo, come abbiamo fatto in questi anni, e adesso dobbiamo continuare a correre affinché Filippo Paolini torni ad essere il sindaco di Lanciano. Che cosa secondo lei, gli ha fatto ottenere questo risultato così ampio? A me personalmente credo sia stato veramente un gioco di squadra iniziato da tanti anni, perché da soli non si va da nessuna parte, quindi magari io sono stata l'apice di questa squadra, però con me hanno lavorato in tanti e hanno collaborato in tanti in questi anni anche di grande opposizione. C'è stato un duro lavoro perché 5 anni di opposizione fatti così come li abbiamo fatti noi, onestamente hanno richiesto lavoro. Però è anche un impegno che avevamo assunto con l'elettorato ed è il motivo per cui eravamo stati votati. Quindi abbiamo dovuto e voluto dare le giuste risposte al nostro elettorato che ringraziando, che ci ha ringraziato, ha detto con questi voti importanti che adesso dobbiamo meritarci e continuare a lavorare perché veramente Lanciano ha bisogno di un cambiamento. E poi onestamente c'è un piccolo orgoglio da donna perché questa è forse la prima volta in cui una donna è stata la più eletta dell'intero consiglio comunale e non posso nascondere questo motivo di grande orgoglio perché sarà stata vista e mi auguro che è stato visto proprio il duro lavoro e l'amore per questa città e non semplicemente come in questi anni ho detto, non deve essere una O o una A a fare la differenza, ma deve essere la persona e la capacità e la competenza di questa persona. Le ultime battaglie portate avanti da Tonia Paolucci in Consiglio Comunale con Libertà in Azione, le battaglie in cui crede ancora e che vorrà portare ancora avanti, magari dai banchi della maggioranza. Sicuramente il mio è l'augurio di portare avanti queste battaglie, quindi non più battaglie ma proposizioni e progetti da realizzare. E poi un altro tema che abbiamo portato, insomma, fortemente, per il quale ci siamo battuti fortemente, è stato il tema della discarica. L'ampliamento, che per noi non era un ampliamento ma era una nuova discarica, ci ha visto batterci in maniera forte, in maniera dura, ma portando a casa il risultato di una mozione di alcuni gruppi di maggioranza che noi abbiamo votato per il nostro proprio netto e grande dissenso a questa nuova opera che si voleva realizzare in quella che Mario Pupillo e quindi Leo Maroncio in questi anni hanno sempre definito il non luogo, perché la Val di Sangro è stata così definita da Mario Pupillo, però in questo non luogo era opportuno secondo loro andarci a mettere una discarica. Per questo noi ci siamo battuti tanto, lo abbiamo anche detto nell'ultimo consiglio comunale ed è stato il motivo che ci ha sempre visto contrapposti, ma soprattutto non ci saremmo mai aspettati un atteggiamento del genere da quella che dice essere l'amministrazione della Green City e della Smart City nel 2021, in cui l'Europa invita a non fare più discariche.